ne ho amati tanti, tutti i film hanno fatto loro da lezione, ma secondo me la potenza della musica di Nino Rota nel cinema di Fellini, in 8 e mezzo, o Cabiria, immaginate il finale di Cabiria senza quel tema semplicissimo di Nino Rota che mi dava come un ambito, io pensavo che mi sollevasse. Poi quest'idea che avevo avuto mi è venuta fuori una volta che lavoravo con Fellini, stavamo in pausa da, non mi ricordo se La voce della luna o un'intervista, poi finito, bisogna rientrare per andare a lavorare in macchina alla ristorante per tornare a Cinecittà e per dire di andare a montare le musiche. Stavamo nella fase di montaggio, il messaggio, Fellini disse: andiamo a mettere un po' di vento a delle sequenze nei piedi di piombo. Ecco, questa immagine del vento era la stessa che avevo avuto io quando ho visto per la prima volta il finale di Cabiria, o addirittura tutta la sequenza finale di 8 e mezzo. Lì siamo proprio di fronte all'arte di Nino Rota, che ha la capacità di diventare tutt'uno, di diventare carne e ossa di quella memorabile sequenza. Queste sono poi accettate, perché Herman Hitchcock, studiato che vuole fare questo mestiere passo passo. Ecco, eppure nella critica, quando leggiamo o scriviamo, faccio anche io autocritica della critica, io però devo dire che sono sempre molto amato, quindi diciamo che ho cercato sempre di pensare, non, magari si parla della fotografia, anche di costume, ma la musica raramente viene citata. Perché questo? Perché questa attenzione? Perché tra l'altro la colonna sonora è come una sceneggiatura emotiva. Il film che è citato con altre musiche sarebbero altri film, poi sono quelli così come li conosciamo, non sappiamo, però la musica è tutto, È una parte, sì, diciamo, nella parte, però nell'approccio emotivo secondaria, perché ricordiamoci che ci sono anche dei grandi film senza musica, uno su tanti, pure dei film in cui la musica è molto molto marginale, sono degli altri film in cui la musica è un asse importante, perché i critici la trascurano bene, non lo so. Che devo dire? No, no, per alcuni potrebbe essere una questione di competenze, perché magari noi siamo da una cultura umanistica, studiata, che ha una grande cultura pittorica, che ha studiato l'arte, e Dante, una grande cultura poetica, grande cultura narrativa, ma in Italia da un po' di tempo la cultura musicale punta verso l'analfabetismo.